Pagina dedicata all'ortopedia, traumatologia di quello che è l'arto superiore e dottor Checucci, con lei affrontiamo la terza patologia di quest'oggi che è diffusissima peraltro, perché chi non ha mai sentito parlare della sindrome del tunnel carpale? E allora il dottore adesso ci spiega veramente con scientificità quello che rappresenta, quello che è, anche perché colpisce diversi soggetti. Certo. Allora, parliamo stasera del tunnel carpale perché ci sono delle novità per quanto riguarda il trattamento e poi, che poi vedremo. Per quanto riguarda la sintomatologia, sostanzialmente il tunnel carpale inizia con un formicolio notturno, il paziente si sveglia più volte la notte scuotendo la mano e poi finalmente dopo una settimana, un mese, due mesi decide forse non tutto funziona bene. La diagnosi si fa semplicemente, si fa per dire, con un'elettromiografia. Anche in questo caso ovviamente non tutti i neurologi, diciamo, riescono a effettuare una diagnosi corretta o affidabile poi per il trattamento. Quindi anche in questo caso l'equipe di cui facevamo riferimento prima risulta essere fondamentale. Parlare quindi lo stesso linguaggio, il medico di famiglia manderà ovviamente al neurologo per fare l'elettromiografia al paziente, poi il paziente verrà dal chirurgo, ma il chirurgo deve capire, deve riuscire a interpretare l'elettromiografia. La diagnosi quindi viene effettuata prima possibile. Il trattamento può essere semplicemente un riposo, una prescrizione del riposo, certo. Una indicazione ai tutori, oppure all'infiltrazione con cortisone. Laddove invece la sintomatologia non dovesse recedere, oppure magari dopo un periodo in cui il paziente sta bene, recidiva, allora abbiamo la possibilità di effettuare l'intervento chirurgico. Eccoci. È proprio qui che sta la novità. Fino adesso il tunnel carpale veniva effettuato con un taglio, diciamo, nel palmo della mano. L'idea, diciamo, è quello di aprire un legamento che si chiama legamento trasverso che appoggia, che pigia, che comprime il nervo e quindi causa tutta questa sintomatologia. Adesso invece esiste una tecnica nuova che è quella endoscopica, cioè facciamo invece del taglio classico a livello del palmo della mano, lo facciamo molto più piccolo e a livello del polso, che è un'area meno delicata, non di appoggio, e quindi da un punto di vista poi anche del recupero è sicuramente migliore. Per esempio nella tecnica tradizionale dopo l'intervento noi utilizzavamo stecche, tutori, quindi il paziente per 15 giorni comunque, anche con una sintomatologia ridotta per quanto riguarda il dolore, doveva portare comunque la stecca. Quindi nuovamente pensiamo alla signora o alla signora che lavora in età lavorativa, non può recarsi a lavorare, tanto per dire, fare un esempio banale, cioè per 15 giorni almeno deve rimanere in casa dalla malattia. Nel caso invece si riuscisse a fare il trattamento endoscopico, il paziente se ne va senza indossare né stecche né tutori e può effettuare tutti i movimenti, banalmente guidare, banalmente utilizzare il mouse. Ecco. Quindi un paziente che deve tornare velocemente alle proprie attività lavorative lo può fare. Ovviamente il taglio, seppur piccolo, è sempre presente, quindi bisogna stare un po' attenti per i primi 10 giorni di non sporcare, non bagnare la mano e anche evitare gli sforzi, ma non tanto perché ci sia il pericolo di dover rioperare, semplicemente perché tende magari a gonfiare la mano e quindi si consiglia al paziente di non sforzarla per i primi 15 giorni dopo l'intervento. Però ecco, l'intervento di per sé fatto in via endoscopica determina un recupero molto molto più rapido delle funzioni normali e quindi anche delle attività lavorative, se vogliamo anche quelle sportive. Ecco, starò passando le immagini, ora non sarà così facile da interpretare, però abbiamo la telecamera che vede da sotto, ecco, il legamento trasverso. Nella chirurgia tradizionale lo tagliamo, lo apriamo dall'esterno, quindi si taglia prima la cute, i muscoli e poi finalmente si arriva al legamento. In questo caso invece passiamo sotto la pelle, sotto il legamento,
il nervo è da una parte, adesso no, non lo vediamo, ma si apre il legamento da sotto, quindi non è necessario assolutamente aprire muscoli e pelle, quindi tutto rimane integro. È sicuramente molto meno invasivo rispetto all'altro, ambulatoriale. Quindi. Considerando che la sindrome del tunnel carpale è diffusissima tra i più svariati soggetti, tra chi proprio fa un particolare di lavoro dove fa uno sforzo, ecco, proprio nel tunnel carpale, anche alle donne in gravidanza, pensiamo, no? Che magari hanno un aumento della ritenzione idrica e quindi si trovano a soffrire di questa patologia. Grazie, complimenti per il vostro lavoro di equipe, perché noi a Tada siamo particolarmente affezionati al lavoro di equipe, anche noi siamo un bel